Con uno scarno comunicato, lo scorso 14 maggio l'Invalsi, l'agenzia a cui è affidato il sistema di valutazione scolastica nazionale, aveva diffuso notizie sulle prove effettuate nelle classi prime della scuola secondaria di primo grado e che avevano riguardato 590.000 studenti. Secondo il comunicato, poco meno del 2% erano state le classi campione, dove c'era stato il rifiuto a somministrare le prove da parte del personale in sciopero. Nei giorni scorsi le proteste avevano avuto una vasta eco di stampa anche in Puglia. L'Unione degli studenti, in base allo slogan «Valutati, non schedati», assicurava che gli studenti avrebbero consegnato il foglio della prova in bianco. Il sindacato Cobas chiamava allo sciopero. Intellettuali come Luciano Canfora si sono schierati contro la mostruosità della prova. Anche l'appello del sottosegretario del Ministero dell'Istruzione, Marco Rossi Doria, a non surriscaldare il clima, era sembrato cadere nel vuoto. Quindi, grande attesa per ieri, giovedì 16 maggio, quando le prove sono state somministrate alle seconde classi delle superiori. Per evitare insomma, che i ragazzi possano copiare, abbiamo 5 tracce, quindi sono stati posizionati in modo che i ragazzi con la stessa traccia siano uno lontano dall'altro. In questo momento c'è l'abbinamento del numero di codice dell'alunno in relazione alla prova che andrà data all'alunno e noi stiamo facendo in modo che non ci siano alunni vicini che abbiano lo stesso tipo di prova. Invece tutto o quasi è proceduto senza particolari intoppi. Qui siamo al Marco Polo di Bari, dove abbiamo chiesto qualche parere al commissario esterno Francesco Sicolo e ad uno studente. Non vedo assolutamente quei timori che né nei giovani che stanno svolgendo le prove con serietà e tranquillità, né da parte di tutto l'apparato che la scuola ha messo a disposizione. L'idea della valutazione sta entrando come elemento costitutivo importante che dà alla scuola un ruolo significativo. Questa prova è stata molto, non troppo difficile, però abbastanza semplice. È durata 2 ore. Quella di matematica è stata un po' più complessa di quella di italiano, perché era sulla comprensione.